mettervi comodi, è perché evidentemente quello che racconteremo probabilmente ha bisogno di calma, di tranquillità. Vi portiamo in montagna. La montagna oggi per noi è quel mostro da cui si è staccata una slavina che ha seppellito vite e sogni. La montagna è quella innevata dove la gente fa fatica ad uscire di casa. La montagna però è anche altro, è a raccontarci di questa montagna. Noi abbiamo l'onore di avere un grande scrittore e non vi fate illudere dalla giovane età. Paolo Cognetti, buongiorno. Buongiorno, grazie. Io non mi sono mai spinta tanto con degli scrittori giovani, ma Le otto montagne che lei racconta, questo è il titolo del suo libro, è un libro meraviglioso. Grazie. Paolo, prima di entrare nelle sue pagine, posso chiederle come si fa a dire alla gente che non è la montagna brutta e cattiva, quella che sul Gran Sasso ha seminato morte, ma forse siamo noi che non abbiamo capito niente di queste rocce? Ma è la percezione di chi non abita in un luogo, inevitabilmente. Chi ci abita in montagna sa benissimo che cos'è una valanga, sa che è un fenomeno molto comune, molto studiato, molto osservato, quindi che è un fenomeno che va conosciuto, non è quasi mai una sorpresa. E io ho proprio la sensazione che ci sia una lontananza drammatica tra noi e il paesaggio che provoca questi disastri, c'è una sapienza che abbiamo perso. Lei ha iniziato ad amare la montagna da piccolino. Sì, è stato un amore ereditato. Come il suo protagonista. Sono stato portato in montagna da mio papà, che era uno di quei cittadini che ogni tanto riuscivano ad evadere da questa città un po' disumana che era Milano nei primi anni 80 quando ero piccolo, e per lui la montagna era un ritrovare una felicità perduta. In città me lo ricordo come un uomo molto severo, molto arrabbiato, in montagna diventava felice per quei pochi giorni all'anno in cui ci andava e mi trascinava su per i sentieri così, senza spiegarmi tanto, perché poi per un bambino è difficile capire che cosa ci sia di bello nello scarpinare per ore e ore, fare tutta quella fatica, no? Però certe cose piano piano vengono trasmesse anche senza spiegarle troppo. Lei da piccolo ci andava un po', come dire, per obbedienza? Sì, perché insomma sono i genitori che decidono le nostre vacanze. C'era anche un bel senso di avventura. Io venivo mandato con una guida alpina. È stato il mio primo maestro quando ero bambino e mi portava ad arrampicare su rocce. Guardi, questa è una cosa bellissima, sa perché? Perché fa capire forse che il suo papà aveva ed ha capito tutto della montagna, perché prima bisogna dare le certezze. Non si manda un figlio da solo, non si manda a fare l'arrampicata, prima la guida, prima chi ti insegna i rudimenti di quel passaggio e poi dopo tutto il resto. Sì, assolutamente, ti insegna anche la calma nelle situazioni pericolose, ti insegna anche il piacere. Io mi ricordo questa guida che fischiettava sotto le nevicate, sul ghiacciaio, per lui era tutto sempre bello, si trascinava dietro questi bambini in lacrime, tutti legati a una corda. E così, sono ricordi che poi sono rimasti indelebili. Questo scrittore che ho davanti a me, Paolo Cognetti, che veste da montanaro, montanaro è un'altra delle parole che si recuperano nel suo libro, era un po' una parola scomparsa, è anche un uomo che al pari del suo protagonista ha capito che a un certo punto quella vita di città o di giramondo come è stato lei, e spero lo sia ancora tra l'altro, gli stava un po' stretta, e capisce che la montagna è il suo mondo. Paolo, la possiamo portare a fare una gita in montagna? Gita è una parola riduttiva, un viaggio in montagna, nei monti meravigliosi. Questo è il Monte Lussari. Guardate questa atmosfera che si respira. E poi voglio sapere cosa ne pensa. Il Volvo, quando la cabinovia chiude, rimane isolato praticamente. Lussari si ferma. Alle volte siamo solo noi, quei due o tre operatori, che abbiamo il locale, insomma, ci fermiamo noi tre lassù. Sul Monte Lussario sono arrivato 3 anni fa. Mi sono fermato perché mi sono trovato bene, ma veramente bene. Ho sentito come casa mia. Io, girando tanto, non avevo mai trovato una casa, anche a Grado, che sarebbe la mia città natale, non la sentivo come casa. Qui invece qui ho sentito casa. La persona di montagna è un po' diffidente, è un po' chiusa, ma quando ti accetta entri nella comunità, e non è una cosa così banale, perché entrare nella comunità significa far parte di un paese. Allora, com'è oggi? Fiaca?
Oggi sì. Infatti? Gente? Zero? Poca. Io sono l'unico residente da 6 anni, ho chiesto la residenza qui perché secondo me è una cosa unica e bellissima, è stata una scelta di vita. È un borgo di montagna unico al mondo, dove gli abitanti sono veramente legati tra di loro, ci si aiuta in ogni cosa, di giorno, di notte, perché qua le condizioni, come vedete, cambiano costantemente. Essere cresciuti in montagna significa avere quel valore aggiunto proprio che si impara da bambini, nel saper calpestare la neve, nel saper vivere proprio a stretto contatto con l'ambiente montano. Il borgo dell'Ussari è bello soprattutto quando non c'è gente, di notte, ad esempio nelle mezze stagioni, quando gli impianti sono chiusi, salire all'Ussari proprio da pellegrini, arrivare qua, è una cosa veramente unica. E poi c'è il rumore del silenzio. Il silenzio può essere anche assordante. E per chi è abituato ai ritmi di città, al nervosismo, a quelli che suonano quando il semaforo è giallo, ecco, trovarsi in un posto come questo li crea sicuramente dei grossi problemi, e all'inizio hanno difficoltà anche a prendere sonno perché c'è troppo silenzio. L'Ussari è sempre uguale, ma è sempre diverso, per cui cambiano i colori, cambia la luce, cambia il tempo, la neve, il vento, ed è ogni volta diverso. Devo dire che sembra un po' la copertina del suo libro. Abito in un posto simile. È una roba meravigliosa. Paolo, Pietro è il protagonista del suo libro. Anche lui fa fatica all'inizio ad abituarsi a questo silenzio. Poi lo cerca questo silenzio disperatamente, perché deve far anche mettere a riposo un'anima un po' tormentata per certi aspetti. Che cosa trova Pietro in montagna? Trova prima di tutto questo amico, è una persona che diventa centrale nella sua vita, Bruno. Perché poi lui sarà uno che fa molta fatica a mettere radici e anche a costruirsi delle relazioni affettive solide. E quindi è una di quelle anime che poi per il mondo continuano a vagare senza tanto trovare il loro posto, questo è Pietro. Però questo Bruno, che è il suo amico di montagna, che ha conosciuto quando era bambino, rimane lì, un po' al centro. Questo è il significato del titolo, delle 8 montagne. Questo libro racconta non solo un'amicizia maschile, e devo dire che erano anni che non si sentiva parlare di un'amicizia vera tra due ragazzi, ma anche un rapporto tremendo e bello al tempo stesso di un padre e di un figlio, di un padre che viene scoperto proprio in montagna in seguito a un'eredità. Io mi tengo molto sul vago. Questo padre forse insegna a vivere a questo figlio, probabilmente un po' tardi, perché il padre deve morire prima che questo figlio lo scopra. Ed è anche questo, in questo caso, un regalo che viene proprio da quelle montagne. Sì, anche se c'è un grande scarto generazionale tra questi due uomini. Il padre di Pietro era uno andato via dalla campagna con l'idea di andare in città, conquistare la città, sì, fare carriera, costruirsi una famiglia. Nell'età di Pietro, che è la nostra, la mia, questi valori non sono caduti, non per colpa nostra né dei nostri padri, ma per colpa dei tempi, ecco. Quindi Pietro si ritrova in una città in cui non ha tanto più senso stare o costruire o immaginare un futuro, e va a finire che il suo futuro riesce a immaginarlo di più in montagna, proprio quei posti da cui la generazione di suo padre era andata via. Paolo, scappare dalla città, andare in montagna, rinchiudersi tra quei silenzi, in questi paesaggi meravigliosi, non rischia di essere una fuga? La domanda che faccio al suo protagonista, ma la faccio anche a lei, perché la storia di Pietro un po' è la sua storia personale. Sì, sì. Lei ha girato il mondo, lo dico, un documentarista, sarebbe stato un grande matematico. Io le auguro di riprendere gli studi, anche perché il suo papà è rimasto deluso, ma questo lo potrebbe conquistare così. Ma insomma, uno come lei, che l'ha visto il mondo, cosa trova in questa montagna tanto da viverci 6 mesi l'anno? Una montagna difficile, tra l'altro, eh? Beh, intanto è una scelta egoistica, narcisistica e arida se tu cerchi la solitudine per stare lì in una vita contemplativa e basta. Se tu riesci a costruire qualcosa nel luogo in cui vai ad abitare, allora diventa una scelta che ha un valore. Per cui per me la montagna è anche un luogo di relazioni importanti, che non sono relazioni con molti, quindi non sono relazioni orizzontali come quelle che abbiamo in città, ma relazioni verticali in un certo senso. Pochi amici con cui si costruiscono cose molto solide.
E quindi non è assolutamente una montagna della solitudine, dell'isolamento, del chiudersi al mondo, ma è aprirsi a un altro tipo di mondo. E poi appunto questo dialogo interrotto, secondo me, dalla modernità con il paesaggio, con il mondo selvatico, il bosco, gli animali della montagna, cose che un cittadino non può nemmeno immaginare, come sia vivere al limitare del bosco e vedere gli animali che escono la mattina e la sera, entrare un po' alla volta a farsi accettare da questo mondo. È davvero così o è una idea un po' troppo romantica della montagna, Paolo? A me è successo, io ci sono andato a vivere 8 anni fa e, come raccontava quel signore prima, non riuscivo a dormire la notte per il troppo silenzio. Mi sembrava che intorno non ci fosse nessuno e un po' alla volta ci sono voluti diversi giorni per iniziare ad accorgermi che era pieno di vita intorno a me. Caprioli, volpi, lepri, scoiattoli, all'inizio non li vedevo, o forse loro fuggivano, non mi conoscevano. Gli altri 6 mesi in cui vive in città, gli altri 6 mesi in cui torna, tra virgolette, nella modernità, come sono? Sono 6 mesi che sono ancora, mi restano necessari, perché non sarei capace di vivere solo in montagna e tagliare del tutto con la città. Io ci sono nato e cresciuto in città, in un certo senso è il mio mondo. E amo tanto l'esplorazione delle città, la diversità che si respira, la convivenza tra culture diverse. Ecco, queste sono le cose belle della città che la montagna non ha. New York, una città che amo tantissimo, è l'esempio più alto di un luogo dove le culture riescono a convivere e a tollerarsi. Paolo, come sta leggendo i fatti che stanno succedendo? Parola orribile. Cosa prova di fronte a questo scenario in cui ci siamo immersi tutti? Da giorni stiamo attaccati alla televisione per sperare che da quei cunicoli dell'albergo crollato possa ancora esserci vita, possa essere ancora tirata vita. Lei come li vive? Li vivo come una persona che è molto vicino a quel luogo, nel senso che ovviamente non è una vicinanza geografica, ma quell'albergo potrebbe tranquillamente stare sulla mia montagna. E potrebbe essere successo veramente vicino a me. Mi sembra di conoscere le persone che stanno lì a lavorare, gli uomini del soccorso alpino. È come se fosse tutta gente che conosco, perché so che gente è. Ho guardato tante foto, ho cercato di capire bene cosa è successo. Credo che ci sia bisogno, un gran bisogno di spiegarlo bene, questo fenomeno. Perché non è lì, ripetiamo, la montagna matrigna che si è vendicata, come ha detto qualcuno, ma è semplicemente forse la nostra incapacità di capire che per stare in montagna dobbiamo avere il massimo rispetto delle distanze, il massimo rispetto dei tempi della montagna, che sono assolutamente diversi dai nostri. Vivi in un mondo assolutamente più grande di te. Basta leggere questi numeri di questa valanga, 500 metri di fronte, tonnellate e tonnellate di neve, è qualcosa che è oltre la misura umana. Cosa l'ha insegnato, Paolo, alla montagna? Cosa si porta ogni volta che lei scende dai monti e se ne torna in città per quei 6 mesi? Un grandissimo senso di libertà e di forza, nel senso che quando sei da solo a camminare per le montagne ti senti di essere estremamente vivo, e quando superi certi momenti difficili, perché poi la montagna ti mette di fronte alla debolezza, alla paura, ti senti indubbiamente più forte, ti senti preparato anche ad affrontare altre situazioni della vita. È come quando scendo dalla montagna e mi sento le gambe forti, camminando su un marciapiede, più forti del solito perché ho camminato tanto in salita, e succede qualcosa del genere anche nell'animo, credo. Pietro e Bruno, i due amici di cui si racconta nel suo libro, contano molto su se stessi. Sono bravi, sanno vivere in montagna, sono allenati a vivere in montagna. C'è anche chi dice che in montagna si sente il respiro di Dio più vicino. Noi la portiamo a respirare, questo sapore di Dio, se volete. Respirare il sapore di Dio sul santuario del Monte Lussari, che è qualcosa di meraviglioso. Un santuario intitolato alla Regina d'Europa. Guardi qua. Questa nostra Madonna, Madonna di Lussari, nel 1360 un pastore la trova in un cespuglio, prende, la porta al parroco di Camporosso, mette la Madonna
in un armadio, chiude a chiave, la lascia lì per capire cosa fare e cosa non fare. Ma qualche giorno dopo il pastore, tornando in Malga, tornando a Lussari, ritrova la Madonna nel cespuglio, perché evidentemente miracolosamente è tornata su. Sta cosa è successa una terza volta e così è iniziato. È iniziato con un piccolo sacello, con una piccola cappelletta, e poi man mano nel corso dei secoli la chiesa si è ingrandita. Fino al 1918 e la terra faceva parte dell'impero austro-ungarico. Più di 20 anni fa i vescovi di allora hanno detto: perché non riunirci di nuovo presso la Madonna di Lussari? Così sono nati i pellegrinaggi dei tre popoli. Noi qua celebriamo regolarmente le messe del santuario in tre lingue. I pellegrini che vengono in questo santuario vengono per essere a contatto con se stessi. Indubbiamente c'è anche la gratitudine poi dei pellegrini. Vediamo qua soltanto alcuni degli esempi di gratitudine. Credo che è la base dei santuari in montagna come il nostro, e ci sta la grande trasfigurazione di Gesù sulla montagna. Lì Gesù per la prima volta si è manifestato così come sarebbe stato dopo la sua risurrezione. Quindi vuol dire che la montagna è il luogo dove una persona si trasfigura. I rancori vengono lasciati a valle e qua si porta soltanto fraternità e amicizia. Io sono ormai già da tanti anni confessore in questo santuario. Certo non posso dire i peccati delle persone, però posso dirvi una cosa. Lì vedi che la persona viene con un fardello pesante, molte volte, molto pesante, e scende con la bisaccia vuota, riempita soltanto di grazia del Signore. E vedere i volti, vedere i sorrisi, vedere qualche volta anche le lacrime di queste persone che qua hanno trovato la pace interiore, rende anche me molto molto felice. Bellissima pagina questa, spiritualità meravigliosa che mi riporta con delle espressioni anche al nostro Pietro, il protagonista, uno dei protagonisti secondo me, anche la montagna, sono anche Bruno, un papà e una mamma, del libro di Paolo Cognetti. Pietro si libera del fardello dei sensi di colpa, in un certo senso, che ha nei confronti del suo papà, si libera di tante cose. Io scomodo la parola trasfigurazione in senso laico in questo caso. Lascia una zavorra di pensieri e ritrova se stesso in montagna. Che cos'è, in che cosa guadagna l'anima di Pietro, secondo lei? Lui ha interrotto questo rapporto con il padre in una maniera brusca nell'adolescenza. Aveva un padre così forte e invadente nella sua vita quando era piccolo che a un certo punto, da ragazzo timido, ha ritenuto necessario rompere, no? E purtroppo si è perso la possibilità di conoscere questo padre, come succede a tanti di noi, purtroppo. E quindi a un certo punto la montagna diventa la sua occasione di seguire le tracce di questo padre. Questo padre faceva una cosa che era segnare su una mappa i sentieri che faceva in montagna. Allora Pietro si mette a leggere questa mappa e tornare su queste vie tracciate da suo padre, e certe volte sulle montagne trova dei messaggi che il padre ha lasciato, ed è un po' come, dopo che questa persona non c'è più, iniziare a conoscerla. Paolo, lei non è stanco di scalare percorsi ardui, non è stanco di conoscere le rocce? Che novità aggiungono queste rocce ogni volta che lei sale? Non ha visto già tutto? Ultimamente per esempio sono andato in Nepal e quindi ci sono tante altre cose da scoprire. Per esempio su questa, la spiritualità è presente in tutte le montagne, però c'è questa grande differenza. Da noi la spiritualità è collegata alla cima delle montagne, i nostri santuari, i nostri crocifissi, i nostri cristi sono sulle cime. Per i buddhisti salire in cima a una montagna è quasi sacrilego, e per loro la cosa giusta da fare è girarle intorno, per cui c'è questo famoso pellegrinaggio dei buddhisti tibetani al Monte Kailash, in cui devono fare diverse volte il giro di questa montagna per purificarsi.
Ed ecco, arrivare là significa scoprire una civiltà montanara del tutto simile alla nostra, perché trovi i campi, i buoi che arano, che tirano, certo. I bambini che giocano nei campi, le risaie ad alta quota, eccetera, e poi questi templi buddisti, questi panni di preghiere, una spiritualità molto diversa dalla nostra. Qual è l'errore più facile che commettiamo? Chi di noi si inventa amante della montagna o prende d'assalto le montagne? Un'altra cosa che al papà di Pietro dà fastidio, l'assalto degli sciatori della domenica. Sì, sì, a lui dà molto fastidio la massa che arriva. C'è un tipo di turismo che è molto invasivo e fa male alla montagna, nel senso che la cementifica, la spiana, la scava, la sfigura. E poi ci sono persone che arrivano in massa, ecco, e forse non si rendono conto di quanto alla montagna fanno paura. Tutto questo mondo selvatico, per esempio, si ritira e si nasconde quando arrivano troppe persone. Noi dobbiamo molto in questo momento anche agli uomini di montagna, ai montanari, come li chiama lei. Il nostro pensiero va ai soccorritori, lo ha fatto anche il Papa ieri, a questi uomini che da giorni non smettono un istante di scavare, di cercare vita laddove forse la vita non c'è più. Paolo Cognetti, lei ha scritto un libro incantevole. Io grazie. La ringrazio. E non è un caso che è stato venduto in 25 paesi. Ve lo faccio rivedere, lo avete visto in grafica, le 8 montagne, poi scoprirete che cosa sono e dove vi porteranno. Grazie, grazie di cuore. Pubblicità.